tutto nuovo, sfruttare la naturalezza individuale degli elementi, più dentro ci mettevo la mia fantasia, allora ecco, io che avevo seguito, guardato, visto film, cioè, li facevo muovere coreograficamente, ma con i loro passi, cioè dicevo, non brum dentro in 30, 3, poi 2, poi 4, poi 5 distaccati, di modo che ti arrivava dentro, hai capito, non una mandria, ma ti arrivava dentro un gruppo organizzato. E ho creato un prototipo che poi ho brevettato l'anno scorso, quasi sì, un anno e mezzo fa. Si chiama Abito Racconta Storie. In realtà sono abiti che hanno degli inserti pop-up, qui delle parti mobili che si aprono, e da queste parti escono dei personaggi, delle storie, delle ambientazioni, e con questi vado nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, a raccontare delle storie. L'artista è colui che proietta in una tela o in una carta o nell'elemento materiale, che proietta qualche cosa, che proietta un'immagine. Ora, da questa immagine c'è da fare una distinzione fra quello che uno pensa e quello che uno arriva a percepire, che sono due cose diverse. Se io immetto nel quadro, il mio pensiero, io mi rifaccio a un elemento antico, mentre se io invece nel quadro cerco di portare alla luce, di illuminare non quello che proietto, ma quello che ricevo, ecco, io allora mi considero nella strada giusta. Perché da giovane forse c'è questa, no? Che va bene la costanza, però mai porsi un obiettivo molto al di sopra delle proprie possibilità. Sì. Perché questa è proprio la stupidità, no? La stupidità è quella, la velleità. San Tommaso d'Aquino chiamava le velleità volontà incomplete. Cioè sono le volontà che non ce la fanno, perché è il velle, no? Però è velleità, cioè è il volere che non riesce a essere tale. Il discorso della musica è interessante perché davvero varietà massima e spesso e volentieri coincidenza, ma anche parallelismo. La musica può esistere ed può essere parallela a quello che il corpo compie. Cioè può essere una musica molto con un immaginario molto, molto violento, e il corpo può essere in un rallenti, quindi diciamo che si gioca molto anche su questi contrasti rispetto all'elemento sonoro, in modo che in qualche modo sono due drammaturgie che coesistono.